Appena passato anche il ponte di Pincarola. Adesso dritti verso Abano. Terme. Ma quanto è bellina questa ciclabilina! Allora, benvenuti ragazzi in questo mio nuovo video. Oggi vi porterò con me a fare una notturna in bici. Siccome sono a un passo carrabile e ho deciso di prendere in mano il telefono e registrare e fare un attimo il punto della situazione. Adesso, mentre aspetto che diventi verde e che si alzi la sbarra, vi dico cosa andrò a fare stasera. Allora, andrò a partecipare a una ride, social ride, e poi alla fine un allenamento e basta. E partendo da Monselice, io adesso sono a meno 10 km da Monselice. Sono partita in bici da casa, quindi ci vediamo direttamente là. Il giro prevede una trentina di chilometri con 500 metri di dislivello, quindi il dislivello non manca neanche oggi. Per questo giro ho deciso di mettere la maglia del giro del Monte Grappa, Bike Day, che hanno fatto anche i corridori del Giro d'Italia, hanno fatto tappa lì per onorarli e fargli fare un po' il mio tour dei giri che faccio. Quindi in questo giro porterò la maglia del Monte Grappa Bike Day per ricordare quei stupendi, bellissimi momenti che potete andare a recuperarvi nel video qua in alto scorso. Se non l'aveste ancora visto, sapete dove andare a vederlo. Lui sì. Stanno ok, ci siamo persi. Se no, vite di là. A che non li guardi. Super là. E si sale. Appena fatto siete uguali. Adesso riempiamo le borracce. Ciao, qua c'è un sono bucate? Cazzo.
cose tutte sbagliate. Beh, io ho tutto dietro. Anch'io. Sì, ma non dipende dal muso. Dico anche i vermicelli se cos'è bisogno. Non è perché le sgonfiate. No, no. Avevo beccato qualcosa. Eh sì, ho sentito proprio là che ho preso qualcosa. Ma non so. Dei chiodi magari. In tutte e due, cioè. Ma è un taglio questo? O no? Aspetta, si chiude adesso. Ma se l'avessi visto se l'avessi visto magari tieni, ma li devi cambiare questo qua, questi vermicelli qua ti tengono anche te. Qualcosa vuoi che veda? Ma tu senti di colpo perché si sono. Io ho sentito subito qualcosa che e si sono sgonfiate all'istante. L'hai buttato dentro proprio nella tacca. Non riuscite a farla arrivare alla pagnotteca? Madonna. Beh, ovvio. C'è bisogno. Anche se, io sono arrivato a casa da un giro da 100 km in mountain bike, ho fatto un taglio così. Qua parte ancora. Già con la telefonata a casa. Sai cos'hai? Hai un cazzo di lattice, non hai dentro. E sono nuovo. La situazione è tragica. Torna di oggi si è conclusa nel peggiore dei modi, nel senso che una persona, una ragazza ha bucato, ha forato come avete visto, e quindi un ragazzo che partecipava è dovuto andare a prendere la macchina al Duomo di Monselice, dove siamo partiti col giro effettivo. Ed è venuta a prenderla. Io invece adesso mi sto dirigendo a casa, sono già sull'argine che da Tencarola porta a Sarmela, Caselle, e quindi io vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video e vi ricordo di mettere un mi piace, condividere il video e di commentare qua sotto con qualche altro video che volete vedere sul canale. Al prossimo video!